تیرا فضل میرے لئی کافی ہے ترا فضل میرے لہ کافی ہے تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے تیرا فضل میرے لہ کافی, کافی ہے تیرا فضل میرے لہ کا پاری پو خدا کے بھر کی تاریف ہو خدا کے برقی تاریف ہو خدا کے بھر کی تاریخ ہو خدا کے بھر کی, کی میرا فدیہ دینے والا جن میرے لافی ہے ترا فضل میرے لافی ہے ترے لہو سے مِلنی مجھے معافی تیرے لہو سے ملنی مجھے معافی ترا فضل میرے لافی ہے ترا فضل میرے لافی ہے تاری پو Oh Hallelujah. sia glorificato. Solitamente è meglio avere una riunione in modo che tutti vengano per ascoltare la parola di Dio. Se abbiamo due riunioni, allora alcuni vengono in una e altri vengono nell'altra riunione. Tuttavia, Prenderemo poco tempo per condividere la parola di Dio con voi. Io leggo sempre o mi riferisco a numerosi passi della scrittura. In una predicazione ho usato 65 riferimenti biblici. Così io credo nella parola di Dio. E non dobbiamo prendere soltanto un versetto, ma molti passi della scrittura concernenti lo stesso soggetto. Ciò si applica anche ad Apocalisse capitolo 10. Se prendete soltanto Apocalisse capitolo 10... E non prendete gli altri passi della scrittura che vanno con quel versetto, giusto per vostra informazione, se prendete Apocalisse capitolo 10, dovete leggere il versetto 3 molto lentamente, molto attentamente. Lì. Provate la parola ruggire, egli ruggirà come un leone. Poi andate in Osea capitolo 12 verso 10 e andate in Gioele capitolo 3 verso 16 e andate in Amos capitolo 1 verso 2. È assolutamente importante prendere molti passi della scrittura per lo stesso tema. Vi do un esempio. Se prendete soltanto Matteo capitolo 28 verso 19, voi potreste dire centinaia di volte Matteo capitolo 28 verso 19, 19, 19 potreste dire il Signore ha detto, il Signore ha detto e il Signore ha detto. Ma se non andate con questo versetto alla reale pratica del battesimo, se ripetete soltanto l'incarico e non andate per vedere come l'incarico è stato adempiuto, voi potete andare da una chiesa all'altra e da una denominazione all'altra. E loro diranno sempre, noi crediamo, Matteo capitolo 28 verso 19, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a tutte le nazioni, battezzandoli nel nome. Ma loro hanno fatto una formula non usano il nome, ma noi dobbiamo battezzare nel nome. Così con Matteo capitolo 28 dovete andare in Marco capitolo 16 e dopo Marco capitolo 16 dovete andare in Luca capitolo 24 e da Luca capitolo 24 dovete andare in Giovanni capitolo 20. Voi dovete prendere ogni passo della Scrittura che è in relazione con lo stesso tema. E poi dovete andare in Atti capitolo 2, verso 38. Dovete andare in Atti capitolo 8, versi 15 e 16. Dovete andare in Atti capitolo 10, verso 48. Dovete andare in Atti capitolo 19, versi 5 e 6. Dovete andare in Romani capitolo 6. Dovete andare, dovete andare, dovete andare. Voi non potete dire soltanto che il Signore ha detto questo. Voi dovete andare per vedere come è stato compreso dai discepoli. Come gli apostoli hanno usato il mandato, come hanno battezzato. Così ogni persona nel Nuovo Testamento, dopo il giorno di Pentecoste, è stata battezzata nel nome di Gesù Cristo. Così Padre non è un nome, Figlio non è un nome. Qual è dunque il nome del Padre e del Figlio? Tu lo chiamerai Gesù, ma Egli è Emanuele, Dio con noi. Così quando preghiamo, noi preghiamo Padre nostro che sei nei cieli. Nessuno prega nostro Figlio che sei nei cieli. Nessuno prega nostro Spirito Santo che sei nei cieli. Perché nel cielo Dio si è manifestato come nostro Padre, sulla terra nel suo unigenito figlio e in noi per mezzo dello Spirito Santo. Dio sopra di noi, Dio con noi e Dio in noi. Tre manifestazioni del medesimo Dio. Dunque, per favore, comprendete questo. Un insegnante deve andare da un passo della scrittura all'altro. Così noi comprendiamo molto bene anche Apocalisse capitolo 10. Ma prima che possiate comprendere Apocalisse capitolo 10 verso 7, dovete leggere Apocalisse capitolo 8 e capitolo 9 per comprendere Apocalisse capitolo 10 verso 7 e dovete leggere Apocalisse capitolo 11 verso 15. Voi dovete andare da un passo della scrittura all'altro. Se leggete in Apocalisse capitolo 8, c'è un silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Ma che ne è del contenuto del settimo suggello? Voi dovete leggere dal verso 2. Non è sufficiente leggere il verso 1. Il verso 1 dice soltanto ciò che è accaduto nel cielo, ma dal verso 2 ci viene detto ciò che accade sulla terra. Così nel verso 1 c'è il silenzio nel cielo ma dal verso 2 o oh, gloria a Dio per la sua santa parola io amo la parola di Dio cieli e terra passeranno ma la parola di Dio dimora in eterno e qui dice che c'erano sette angeli che stavano davanti a Dio non messaggeri per le sette epoche della Chiesa, Apocalisse 2 e 3, ma qui sono sette angeli che stanno davanti al trono di Dio e a loro furono date sette trombe. E nel verso 7 ci viene detto ciò che accadrà quando il primo angelo con la tromba suonerà. Poi nel verso 8 ci viene detto cosa accadrà quando il successivo suonerà. E nel verso 10 leggiamo ciò che accadrà, ma tutte queste cose accadranno sulla terra. Così non si tratta soltanto della mezz'ora di silenzio nel cielo, ma ci viene detto ciò che accadrà sulla terra. E nel capitolo 8 abbiamo i primi sei angeli con la tromba. E ne rimane soltanto uno, soltanto uno, perché sono sette, sono sette. Così nel capitolo 8 e nel capitolo 9 abbiamo i primi sei angeli con la tromba. E ciò che accadrà quando suoneranno la loro tromba. E poi viene Apocalisse capitolo 10. E questo è un annuncio. Questo non è l'adempimento. Questo è un annuncio. Sei hanno già suonato la loro tromba. Ma quando il settimo suonerà la sua tromba, allora si compirà il mistero di Dio e in apocalisse capitolo 11 verso 15 leggiamo ciò che accadrà quando il settimo angelo suonerà la sua tromba è l'annuncio del regno millenniale in merito al regno E il fratello Branham ha usato 17 volte questo passo della Scrittura per il suo ministero. Ma quando egli usa questo passo della Scrittura, non parla al singolare, parla al plurale: che tutti i misteri si compirebbero. Da Genesi capitolo 1 ad Apocalisse capitolo 22. Tutti i misteri concernenti il piano di Dio sarebbero stati rivelati. Dunque è una scrittura profetica. E come ha detto l'Apostolo Pietro, Nessuna profezia della scrittura è soggetta ad una interpretazione privata. Seconda Epistola di Pietro capitolo 1. Perché i profeti hanno parlato nel nome del Signore. Ma nessuna profezia della scrittura è soggetta ad interpretazione privata. In primo luogo Dio fa delle promesse e poi, quando giunge il tempo, Egli adempie ciò che ha promesso. Così noi crediamo con tutto il nostro cuore che il fratello Branham era un profeta, il profeta di Dio. E questo è giusto per vostra informazione. Anche questa foto con la luce soprannaturale. Anche questa foto con la nuvola soprannaturale. Io ho qui la rivista Scienza. Ho anche altri articoli con me. La rivista Scienza ha pubblicato un articolo su ciò che è accaduto il 28 febbraio. 1963, quando la nuvola soprannaturale è discesa e si udirono sette rombi di tuono che scossero l'intera regione. E quando il fratello Branham si riferisce ai sette tuoni, Circa 15 volte egli si riferisce a ciò. Il suo pensiero era a ciò che era accaduto il 28 febbraio 1963. I sette tuoni erano così potenti che la terra fu scossa e le rocce rotolarono giù dalla montagna e le cime degli alberi furono recise. Questi occhi hanno visto gli alberi, questi occhi hanno visto le rocce che erano rotolate giù dalla montagna. Io sono andato persino a Washington, D.C. Quando il fratello Branham ha detto che questa foto era appesa a Washington, D.C., ho fatto un viaggio a Washington, D.C. L'ho cercato tutta la mattina. Ed erano all'incirca le 11.15 quando ho trovato questo posto. Io avevo creduto ciò che aveva detto il fratello Brana, ma volevo essere certo che i miei occhi lo vedessero. Spero che lo comprendiate. Un testimone deve aver visto qualcosa. Voi non potete essere un testimone se non avete visto qualcosa. Potete dire delle parole ma non siete un testimone. Quando Gesù, il nostro Signore, ha detto: Voi siete i miei testimoni, i miei testimoni. Voi siete stati con me per tre anni e mezzo. Per tre anni e mezzo nel ministero del nostro Signore. Voi avete visto il mio ministero, voi eravate là quando ho spezzato il pane, eravate là quando ho nutrito 5.000 persone, voi l'avete visto quando ho guarito gli ammalati, voi siete i miei testimoni, mi avete visto dopo la resurrezione. Gloria a Dio. Così sono sempre riconoscente al Signore che sono un testimone oculare e auricolare di ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. E ricordo la prima predicazione che ho udito dal fratello Branham. Era in merito a Gioele capitolo 2 verso 25, dove Dio ha promesso nell'Antico Testamento che egli avrebbe restaurato tutte le cose. Così nel 1955, da quel tempo ho conosciuto il fratello Branham e come ho detto ieri, ho mangiato con lui alla stessa tavola. Sono stato nelle sue riunioni in Germania, nelle sue riunioni negli Stati Uniti. Io ho visto i giorni della Bibbia. Ho visto Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. E il Signore ha aperto il mio intendimento per quel ministero speciale che la profezia biblica era stata adempiuta. Io vi mando il profeta Elia. Prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, io devo dire queste cose su tutta la terra. In ogni riunione devo riferirmi alle scritture. Sia che predichi a Mosca, sia che predichi a Beijing, sia che predichi al Cairo o che predichi a Damasco, ovunque io predichi, in tutti questi 50 anni, in più di 600 città sulla terra, ho reso testimonianza di ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. Io devo farlo. Noi non viviamo ieri, noi viviamo adesso. E dobbiamo comprendere le promesse di Dio per questo giorno. E attraverso lo speciale ministero del fratello Branham, noi siamo stati riportati a Dio, siamo stati riportati alla sua parola. E tutti coloro che sono da Dio presteranno attenzione alla parola di Dio. E quando andate in Matteo capitolo 11... Quando il nostro Signore ha confermato il ministero di Giovanni Battista, egli ha fatto per la prima volta la dichiarazione: chi ha orecchi, ascolti. Chi ha orecchi, ascolti. È scritto sette volte in Apocalisse, capitolo 2 e capitolo 3, ma in Matteo, capitolo 11, dal verso 10. Quando il nostro Signore ha confermato il ministero di Giovanni Battista, quale profeta promesso dell'Antico Testamento, egli ha fatto la dichiarazione per la prima volta. Chi ha orecchi, ascolti. Dio deve aprire le nostre orecchie. Dio deve ungere i nostri occhi per vedere le profezie della Bibbia adempiute. Anche quando parliamo del ministero del nostro tempo, noi dobbiamo dire questo, chi ha orecchi ascolti, ascolti, creda, riceva la parola di Dio. Il nostro caro fratello all'inizio ha letto dei preziosi passi della scrittura. E noi dobbiamo comprendere e credere il piano di salvezza di Dio. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Questo è ciò che ha detto il nostro Signore. Molti sono i chiamati. E molti saranno nella seconda resurrezione, quando il libro della vita sarà aperto. Ma noi parliamo della sposa di Cristo, che sarà nella prima resurrezione. E la Bibbia dice beato è colui che partecipa alla prima resurrezione. Così c'è la prima resurrezione in cui tutti gli eletti da tutte le epoche incontreranno il Signore nell'aria e andremo alla cena delle nozze dell'agnello. E dopo la cena delle nozze dell'agnello ci sarà il regno millenniale. E poi, secondo Apocalisse capitolo 20, ci sarà il trono bianco del giudizio. Il trono bianco del giudizio. Apocalisse capitolo 20. Nella prima resurrezione soltanto coloro che fanno parte della sposa di Cristo, soltanto coloro che saranno nel rapimento, costoro saranno nella prima resurrezione. Ma nella seconda resurrezione tutti coloro che sono vissuti sulla terra appariranno davanti al trono bianco del giudizio e poi i libri saranno aperti. Ma i nostri nomi non sono scritti nel libro della vita, ma sono scritti nel libro della vita dell'agnello, prima della fondazione del mondo. Prima che il mondo iniziasse, Dio sapeva chi avrebbe creduto e chi non avrebbe creduto. Dio sapeva chi l'avrebbe ricevuto e chi non l'avrebbe ricevuto e ha scritto i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Ma ecco il punto cari fratelli e sorelle. Per favore credete ogni parola di Dio. Perché soltanto se credete la parola di Dio vi sarà rivelata. Per esempio, se non credete la promessa che Dio avrebbe mandato un profeta prima che venga il grande giorno del Signore, voi non lo vedrete mai. Voi non lo vedrete mai. Se non credete, non lo vedrete mai. Ma se credete lo riceverete e lo vedrete. Così qui dice in Romani capitolo 8 In Romani capitolo 8 verso 29 poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Gloria a Dio. Cari fratelli e sorelle, quando la parola stava per essere fatta carne, cosa accadde? L'angelo Gabriele andò da Maria e le diede la promessa. E nel momento in cui lei credette la parola promessa, lo Spirito Santo venne su di lei. E il Figlio di Dio nacque. Nella stessa maniera, nel momento in cui ricevete la parola promessa di Dio, la parola promessa è il seme. Voi dovete avere un seme. Se non avete un seme, cosa potete fare anche nell'ambito naturale? Voi dovete avere prima un seme e la vita è nel seme. Così la vita è nella parola di Dio e la parola di Dio è il seme. Matteo capitolo 13, Luca capitolo 4, Marco capitolo 8. La parola è sempre il seme. Se credete in Gesù Cristo come vostro personale Salvatore, è allora che ricevete il perdono dei vostri peccati. Ma voi avete bisogno di vita eterna, non soltanto del perdono dei peccati. Voi avete bisogno della vita eterna per vivere eternamente. E la Bibbia dice in 1 Giovanni capitolo 5 versi 11 e 12 che ha il figlio di Dio ha la vita eterna. Dunque, in primo luogo voi credete in Cristo come vostro salvatore che egli è morto per voi, che ha sparso il suo sangue per voi, ma poi ricevete la parola di Dio quale semenza nella vostra anima. Ed ecco perché la Bibbia dice in Giacomo capitolo 1 verso 18 Nati di nuovo tramite la semenza della parola di Dio. Prima epistola di Pietro capitolo 1 verso 23 Nati di nuovo tramite la semenza della parola eterna di Dio. È così importante ricevere la parola di Dio. La parola è il seme. Così comprendiamo dalle sacre scritture, come abbiamo letto, coloro che Egli ha preconosciuti li ha pure giustificati. E coloro che ha giustificati li ha santificati. Ma come è stato nei giorni degli Apostoli? così è adesso ed è in Romani capitolo 11 verso 7 Romani capitolo 11 verso 7 che dunque Israele non ha ottenuto quello che cercava ma gli eletti l'hanno ottenuto gli eletti l'hanno ottenuto. Cari fratelli e sorelle, per favore credete la santa parola di Dio. In Ebrei capitolo 10 abbiamo dei versetti molto speciali. Ebrei capitolo 10. Nel verso 14 leggiamo, con un'unica offerta infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati, con un solo sacrificio, quando egli è morto sulla croce del Calvario, quando ha versato il sangue del Nuovo Testamento. Quando la scrittura è stata adempiuta, Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Egli ha già perfezionato coloro che hanno creduto. Dio non fa le cose a metà, no, ciò che Egli fa è perfetto, la nostra salvezza è perfetta, il perdono dei nostri peccati è perfetto, la rivelazione divina della parola di Dio è perfetta, tutto ciò che Dio fa è perfetto e noi siamo perfetti in Cristo, non all'esterno ma in Cristo. Così dobbiamo essere nella parola di Dio per essere perfetti nella parola di Dio. Perché soltanto se siamo nella parola di Dio, siamo nella volontà di Dio. E siamo nella volontà di Dio se siamo nella parola di Dio. Cari fratelli e sorelle, non credo che voi ascoltate queste cose per la prima volta. Non sono qui per parlare molto a lungo, ma sono qui per dirvi che il ritorno del nostro Signore è molto vicino. E l'Evangelo viene predicato a tutte le nazioni, come ha detto il nostro Signore in Matteo, capitolo 24, verso 14. Questo Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le nazioni. C'è mai stata prima una generazione? È andato Martin Lutero in tutte le nazioni? È andato John Wesley in tutte le nazioni? Sono andati in tutte le nazioni tutti gli uomini di Dio nel secolo passato? Ma ora, prima della seconda venuta di Cristo, il Vangelo originale di Gesù Cristo, il pieno Vangelo di Gesù Cristo, viene predicato in tutte le nazioni. E la Bibbia dice, allora verrà la fine. Allora verrà la fine. Così comprendiamo dalla parola di Dio che questo è un tempo molto speciale, il tempo che Dio ha fatto per il suo popolo. E dobbiamo riconoscere il giorno della visitazione di Dio. In Luca capitolo 17 il nostro Signore ha parlato riguardo al tempo in cui... Il figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato. Ma nel capitolo 19 il nostro Signore è andato sul Monte degli Ulivi e ha guardato su Gerusalemme e ha pianto amaramente e ha detto: Oh Gerusalemme, Gerusalemme. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. E voi non avete voluto. E poi egli ha pronunciato il giudizio. Questo lo leggete dal verso 40 al verso 44. E poi egli cominciò a piangere. Egli cominciò a piangere. E noi cominciamo a piangere. E il nostro Signore ha fatto la dichiarazione perché non hai riconosciuto il giorno della tua visitazione. Quattro mila anni passarono dalla prima promessa. In Genesi capitolo 3 verso 15 e verso 15 Genesi capitolo 3 verso 15, quando il Signore ha fatto la prima promessa che la semenza di Dio sarebbe venuta attraverso la donna per schiacciare la testa del serpente e darci la redenzione. Questa era la speranza di tutto Israele, di generazione in generazione la speranza del Messia, del Messia, del Messia. E quando Egli è venuto ai Suoi, i Suoi non lo hanno ricevuto. Avevano la loro religione, osservavano il sabato, portavano i loro sacrifici, cantavano i salmi, cantavano anche ciò che è scritto in Zaccaria capitolo 9. Benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Benedetto sia il Re di Israele. Ma dopo il nostro Signore ha parlato della situazione in generale e ha detto, non hai riconosciuto il giorno della tua visitazione. Miei cari fratelli e sorelle. Noi non vi raccontiamo storie, ma condividiamo con voi la vera parola di Dio per questo giorno. E quando fu detto al fratello Branham, l'11 giugno 1933, come Giovanni Battista è stato inviato, quale precursore della prima venuta di Cristo, tu sei inviato. Con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Ed io ho avuto un grande privilegio: sono stato con molti evangelisti, conosco tutti gli evangelisti americani, ho partecipato alle conferenze internazionali. Ma loro non hanno riconosciuto il ministero del fratello Branham. Dicono che è stato un grande uomo di Dio con uno speciale dono di guarigione. Ma quando si arriva alla promessa in Malachia capitolo 4, loro tutti lo rigettano. Ed io non giudico, ma tutti edificano il proprio regno. Ognuno edifica il proprio regno. E una delle domande è se c'è un quartier generale oggi. O sì, c'è un quartier generale oggi. Ma è nel cielo. Non c'è un quartier generale sulla terra. Ci sono differenti ministeri, una sola chiesa, un solo signore. Una sola fede, un solo battesimo, ci sono i cinque ministeri, questo è l'ordine divino, ma non c'è un quartier generale sulla Terra, né a Jeffersonville né a Crefeld, in nessun posto. E se leggete la Sacra Scrittura, e specialmente nel mio caso, se avete una chiamata diretta al Ministero, fratelli e sorelle, non potreste mai immaginare la responsabilità. Anche le esperienze che ho avuto con il Signore, io ho udito la voce del Signore, non soltanto una volta, ma numerose volte. Non voglio dirvi il numero preciso, ma con queste orecchie io ho udito la voce del Signore. Vo 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 e persino siccome adesso sono in India e nel 1976 avevo prenotato un volo da Francoforte a Bombay. E quella volta prenotai anche un volo da Bombay a Madras. Andai nell'agenzia di viaggio, presi il biglietto, ritornai in ufficio e mi sedetti. E come voi udite la mia voce, non nel mio cuore ma con queste orecchie. Mio servitore, annulla il tuo viaggio in India. Questo è vero come ogni parola in questa Bibbia. Rimasi scioccato in quel momento. La voce del Signore penetra le vostre ossa. Voi non potete neanche immaginare la voce udibile del Signore. Ma siccome sono un uomo che mantiene la sua parola, sono uscito dall'ufficio e sono andato a pregare. Dissi, caro Signore, il volo è prenotato. I fratelli hanno già organizzato tutte le riunioni. Caro Signore, è possibile? Potete immaginare questo? Ma quando ritornai in ufficio mi ero appena seduto nella stessa sedia erano all'incirca le 11 o un quarto erano all'incirca le 10 quando il Signore aveva parlato la prima volta dopo la preghiera sono ritornato e il Signore ha parlato la seconda volta mio servitore annulla il tuo viaggio in India io seppi cosa dovevo fare non pregare di nuovo, ma mandare dei telegrammi a tutti i fratelli che avevano preparato le riunioni. E il testo del telegramma diceva, non posso venire, seguirà una lettera. Magari voi tutti siete giovani, ma il volo che avevo prenotato da Bombay a... Madras prese fuoco subito dopo il decollo e 96 persone persero la vita tra le fiamme. 96 persone persero la vita tra le fiamme e il mio nome era sulla lista dei passeggeri e la nostra agenzia da Bonn. Bon in quel tempo era la capitale, chiamo in ufficio dicendo c'è stata una tragedia in India. Eh, il signor Evald Frank è nella lista dei passeggeri ed è morto tra le fiamme. Ciò era stato pubblicato su tutti i giornali. E sapete cosa è accaduto? La persona che si trovava in ufficio mi ha chiamato ed io sono andato al telefono e ho detto: Per la grazia di Dio, sono ancora qui, sono in vita. Sì, ho udito la voce del Signore un certo numero di volte. In occasioni molto speciali, una volta a Marsiglia e in Francia, quando mi fu chiesto in merito ai sette tuoni, io non avevo una risposta, dissi semplicemente ai fratelli, non lo so, e sono salito al piano di sopra nella mia stanza ma il mattino seguente il mattino seguente oggi ho ancora lo stesso orologio erano le 5-5 del mattino quando il Signore mi ha chiamato con voce di comando mio servitore alzati in piedi e leggi 2 Timoteo capitolo 4 ho bisogno di parlarti ho letto 2 Timoteo capitolo 4. Ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo che ha da giudicare i vivi e i morti, e nel verso 2 sta scritto: predica la parola e insisti a tempo e fuori di tempo. Così ho letto fino al verso 5 e poi ho iniziato di nuovo dal verso 1. E quando ho letto il verso 2, ho poggiato la mia Bibbia sul piccolo tavolo che stava lì e ho alzato le mani così, dicendo, caro Signore, come certo che tu mi hai comandato di leggere 2 Timotio capitolo 4? Ciò che i sette tuoni hanno proferito non è scritto come parola di Dio. E io sono stato chiamato per predicare la parola di Dio. Poi sono andato in Apocalisse capitolo 1 verso 3. Serva le cose che sono scritte in questo libro della profezia. E poi sono andato in Apocalisse capitolo 22. Chi aggiunge alle parole della profezia di questo libro, il suo nome sarà tolto da questo libro. Il Signore ha parlato. E se qualcuno viene da voi... E vi dice, io conosco i sette tuoni. Per favore non prestategli ascolto. Per favore mandatelo via. Ditegli di leggere Apocalisse capitolo 1, dal verso 1 al verso 3. Ditegli di leggere Apocalisse capitolo 22, gli ultimi quattro versetti. Ditegli di leggere 2 Timotio capitolo 4. Non perdete tempo. Non sostenete alcuno che predica delle dottrine che non sono nella Bibbia. E un vero uomo di Dio predicherà soltanto ciò che è scritto nella parola di Dio. Se non è nella Bibbia, come può essere biblico? È impossibile. Così noi comprendiamo che questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio. Non per andare secondo l'immaginazione, non per andare tramite spiegazioni, non per andare tramite interpretazioni, ma per ritornare all'originale parola di Dio. E come ho detto prima, quando il fratello Branham ha visto la visione, che la nuvola soprannaturale sarebbe apparsa e i sette angeli sarebbero stati là. Ed egli disse che il settimo angelo aveva più significato per lui che gli altri sei. Il settimo angelo nella piramide aveva più significato per il fratello Branham che gli altri sei. E fu lui che parlò al fratello Branham. Parlò al fratello Branham e disse al fratello Branham di ritornare a Jeffersonville per l'apertura dei sette suggelli. Così, cari fratelli e sorelle, questa potrebbe essere la mia ultima volta qui, nel vostro paese, nella vostra città. E voglio che comprendiate a motivo del mandato divino che io ho ricevuto dal Signore e siccome io conosco il Signore, come mio Signore Salvatore, specialmente dal 1949, quando ho ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, dal 1952 io predico e poi è venuta la chiamata diretta nel 1962. E da quel tempo ho viaggiato su tutta la terra per condividere la santa e preziosa parola di Dio. E il Vangelo eterno viene predicato a tutte le nazioni. E come ho detto prima, io devo menzionare il ministero del fratello Branham. E il mio ministero è direttamente collegato al suo ministero, giusto per condividere la parola di Dio. Ed è la mia preghiera che queste cose vi siano rivelate. Rimanete in equilibrio con la parola di Dio, rimanete nella volontà di Dio. E per favore ricordatevi per sempre quando il nostro Signore ha detto in Giovanni capitolo 17 verso 17, santificali nella verità. La tua parola è la verità. Non c'è una santificazione all'esterno della parola di Dio. È impossibile. E la parola di Dio dice in Efesini, capitolo 1, verso 13: Dopo aver ricevuto la parola della verità, siete stati suggellati con lo Spirito Santo della promessa. Se voi siete nell'errore, non potrete mai essere suggellati con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo santifica soltanto ciò che è da Dio. E il suggello è necessario per il rapimento. Dio deve mettere il suo suggello su di voi. Ecco perché la Bibbia dice, dopo aver udito la parola della verità, siete stati suggellati con lo Spirito Santo della promessa. E poi nello stesso capitolo ci viene detto come camminare con il Signore. E nel capitolo 4, Efesini capitolo 4, verso 30, non contristate lo Spirito Santo con il quale siete stati suggellati per il giorno della vostra redenzione. Camminiamo con il Signore in obbedienza alla parola di Dio, preparandoci per la seconda venuta di Cristo. Anche questa grande esperienza che il Signore mi ha dato in merito al rapimento è stata una delle più grandi esperienze ve l'ho già detto prima ma ve lo ripeto di nuovo nel gennaio 1981 ero morente con la malaria tropicale ero stato in numerosi paesi dell'Africa occidentale specialmente in Ghana e in Nigeria e lì ho preso la malaria tropicale e quando sono ritornato nel dicembre 1980 sono stato portato in ospedale e il 31 dicembre 1980 ero stato abbandonato dai medici e sono stato portato in una stanza dove le persone muoiono. Non potevo più parlare, potevo soltanto aprire un po' gli occhi. C'era una tenda qui. È una tenda qua. E, e fui portato là per morire. E, e volevo dire queste parole. Signore, come sto alla tua presenza? E il momento successivo fui preso fuori da questo corpo sotto il cielo blu. E quando guardai alla mia destra noi salivamo e salivamo e vidi la moltitudine vestita di bianco. Voi non potreste contare un così gran numero. E in quella dimensione voi vedete da qui, vedete ovunque non c'è distanza e tutti erano giovani tutti erano giovani circa 17-18 anni non più di 20 anni tutti erano giovani e salivamo e salivamo e poi venne un momento molto speciale quando ho visto la nuova Gerusalemme discendere io potrei disegnare l'immagine della Nuova Gerusalemme. Miei cari fratelli e sorelle, questo è il tempo della chiamata fuori. Questo è il tempo della preparazione. Questo è il tempo di prepararsi. La Nuova Gerusalemme è la nostra casa. È la dimora della sposa. Quando leggete in Apocalisse capitolo 21, io ti mostrerò la sposa ed egli vide la nuova Gerusalemme discendere. Così, cari fratelli e sorelle, nella resurrezione non ci sarà traccia di vecchiaia, né traccia di dolore né traccia di malattia né traccia di peccato noi tutti saremo giovani ed è scritto in Giobbe capitolo 33 nel verso 25 che noi saremo riportati nei giorni della nostra giovinezza cari fratelli e sorelle il nostro Signore è andato a prepararci un posto. Giovanni capitolo 14. Ed egli ha detto, io ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Così egli aspetta che noi siamo pronti in modo che egli possa ritornare e portarci nella gloria. E quando egli ritornerà... I morti in Cristo risusciteranno per primi e coloro che vivono in Cristo saranno mutati e insieme incontreremo il Signore nell'aria e andremo per essere con Lui alla cena delle nozze dell'agnello. Tutte le cose nel piano di salvezza sono collegate alla realtà. La nostra salvezza è una realtà, il perdono dei peccati è una realtà, la vita eterna è una realtà e gli ultimi giorni sono una realtà e la promessa che Dio ha adempiuto nel nostro tempo è una realtà. Il Vangelo viene predicato a tutte le nazioni e poi verrà la fine. È tutto collegato alla realtà. E i morti in Cristo risusciteranno. Sarà una realtà. Non una dottrina, ma una realtà. Adesso è una dottrina. Ma quando accadrà, sarà una realtà. E voi andate in 1 Corinzi capitolo 15, specialmente dal verso 51. Quando il Signore ritornerà. I nostri corpi mortali saranno trasformati e noi riceveremo l'immortalità. Saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio. Ci sono persone che credono che il Signore sia già venuto. Dicono che Egli è ritornato nel 1963. Questo non è vero. Quando Egli verrà, io partirò. Fintanto che sono sulla terra, egli non è ancora ritornato. E se leggete in primo Tessanoicesi, capitolo 4, dove l'Apostolo Paolo ha detto, questo vi dico per parola del Signore. Per parola del Signore. il Signore verrà con un grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio. Alcuni dicono che è il messaggio, ma il messaggio va avanti adesso. Sapete, cari fratelli, io ho tradotto tutte le predicazioni del fratello Branham. Conosco a fondo le predicazioni. Così voi, anche in ciò che il fratello Branham ha detto, Dovete andare da questo posto al posto successivo e al posto successivo, per comprendere cosa ha detto qui. Voi dovete farlo, dovete farlo. Non potete costruire su una sola dichiarazione, dovete andare nella dichiarazione successiva e nella successiva che appartiene allo stesso tema gloria al Dio onnipotente. Come vi ho detto prima, sono riconoscente al Signore di aver conosciuto il fratello Branham per dieci anni. Dal 1958 ho tradotto le sue predicazioni in lingua tedesca. Così, per la grazia di Dio, ho condiviso alcune cose con voi. E lo risalto ancora una volta, per favore, non sostenete un fratello che non predica dalla Bibbia. Per favore, dite ad ognuno: mostramelo nella Scrittura e mostrami uno, due, tre posti. Voi dovete andare, come ho detto prima. Per conoscere per lo stesso tema da un passo della scrittura all'altro, dalla promessa alla realtà. Così, quando il nostro Signore ritornerà, sarà in un momento: come il lampo che esce da Levante e stolgola fino a ponente, e poi sarà adempiuto che due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato, due saranno nello stesso campo, uno sarà preso e l'altro lasciato, due macineranno allo stesso mulino, uno sarà preso e l'altro lasciato, fino ad ora ognuno è ancora qui. Io non posso sopportare alcun falso insegnamento, non lo posso sopportare e non lo sopporterò. Non ho mai attaccato un fratello, non ho mai detto nulla contro un fratello, ma non tollererò nessuna falsa dottrina. La parola di Dio è l'unica verità e soltanto se nella Bibbia è un insegnamento biblico. Ma se non è nella Bibbia, come alcuni che dicono che la grazia è terminata, io posso mostrarvi dalla Bibbia in Apocalisse capitolo 7 che anche coloro che passeranno la grande tribolazione lavano le loro vesti nel sangue dell'agnello. Per favore, che Dio benedica tutti i fratelli che condividono la vera parola di Dio, che stanno nei veri insegnamenti della sacra scrittura, che vanno da un posto all'altro e prendono la loro posizione sulla parola di Dio. E infine, specialmente per i fratelli nel ministero, non dimenticherò mai il giorno speciale. È stato anche nel 1976, quando ho predicato ad Edmonton, Canada. Edmonton, Canada. E un fratello è venuto da me quel sabato mattina e già in quel tempo il mio ministero era stato esercitato in 85 paesi. Ed egli disse, fratello Frank, il tuo ministero viene esercitato su tutta la terra. Non si trova il tuo ministero nella Bibbia come il ministero del fratello Branham è nella Bibbia. E io dissi fratello Bablitz, fermati, fratello Bablitz, fermati. Il nome del fratello era Bablitz. Egli è già col Signore. Gli dissi fermati, per favore, fermati. E abbiamo parlato di altre cose. Ma il mattino seguente, il mattino seguente, il Signore mi ha parlato. Stavo per prendere la Bibbia e come voi udite la mia voce adesso, il Signore ha detto queste parole. Mio servitore, io ti ho stabilito. Secondo Matteo capitolo 24, dal verso 45 al verso 47, per distribuire il cibo. Questo è vero come ogni parola in questo libro. Al fratello Brano fu detto un certo numero di volte che egli sarebbe dovuto rimanere a Jeffersonville e immagazzinare il cibo. So. E il 3 dicembre 1962 il fratello Branham mi disse, fratello Frank, aspetta con la distribuzione del cibo finché ricevi il resto del cibo. E dunque nel 1976... Il Signore ha preso il tempo per parlare con voce udibile e di comando. Mio servitore, io ti ho stabilito, secondo Matteo capitolo 24, dico questo davanti al Dio Onnipotente. I versi 45-47 sono stati pronunciati dal Signore. Io ho abbastanza timore di Dio in me. Non ho bisogno di raccontarvi queste esperienze. Potrei tenerle per me perché hanno un significato per me e per il mio ministero. Ma dico questo per uno scopo. Tutti i fratelli nel ministero servono il medesimo cibo spirituale, hanno parte nello stesso ministero, sia a Novadeli o in ogni altra città. Tutti i fratelli che servono il Signore adesso hanno parte nel condividere la stessa parola di Dio lo stesso cibo spirituale. L'uomo non vivrà di pane solamente, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Cari fratelli e sorelle, il nostro tempo è giunto di concludere, ma desidero vedervi quando avrà luogo il rapimento. Quanti credono che la venuta del Signore è vicina? Dio vi benedica. Dio vi benedica. Quanti si preparano? Quanti hanno sentito parlare del ministero del fratello Branham? Dio vi benedica. E se non ne avete mai sentito parlare prima, ne avete sentito parlare stasera. Dio vi benedica e sia con voi. Amen. Amen. Alziamoci per una parola di preghiera. Forse ci sono delle speciali richieste in mezzo a noi. Se avete qualcosa di molto speciale che desiderate portare davanti al Signore, credete nella completa redenzione. Il sangue dell'agnello è stato sparso. Voi siete redenti. È una perfetta redenzione. E per la grazia di Dio noi siamo resi perfetti nella grazia di Dio. Non perfetti in voi stessi, ma la parola di Dio è perfetta e noi crediamo la perfetta parola di Dio e siamo santificati nella parola di Dio così prima che preghiamo se c'è una speciale richiesta alzate semplicemente la mano così o oh sì Dio vi benedica Dio vi benedica dappertutto Caro Signore ci accostiamo al trono della grazia. Veniamo alla tua presenza, caro Signore, con tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle. Tu conosci coloro che stanno passando un tempo difficile combattendo il nemico. Signore, tu ci hai dato la vittoria. Tu sei risorto dai morti. Tu hai sparso il tuo sangue. Ci hai redenti, sei risuscitato il terzo giorno. Ti ringraziamo per la vittoria, la vittoria sopra Satana, sopra l'inferno, su tutti i nemici. E, caro Signore, come tu hai detto nella tua parola, tu metterai tutti i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Oh Dio, manifesta la tua vittoria con i redenti, che possano essere fortificati oggi, che siano benedetti oggi e credano in Te e siano santificati nella Tua parola, siano santificati nella Tua volontà e siano preparati per il Tuo ritorno. Caro Signore, ti prego che tutti riconoscano il giorno della visitazione di Dio, che ricevano il messaggio e il messaggero e credano ogni parola di Dio e si preparino per la tua venuta. Signore, io credo che tu hai ordinato questo giorno e che hai parlato ai nostri cuori. E ti prego di nuovo che ogni anima perduta sia salvata, che ogni peccatore sia salvato, che la piena salvezza sia concessa a ciascuno. Signore, ti ringraziamo per la tua parola e per il tuo Santo Spirito che ci guida in tutta la verità. Tu hai aperto i nostri orecchi per udire e per credere. E hai aperto i nostri occhi per poter vedere. E tu dici a noi tutti, beati i vostri occhi perché vedono. Beati i vostri orecchi perché odono beati coloro che riconoscono il giorno della visitazione di Dio beati coloro che hanno ricevuto il messaggio dell'ora la parola promessa di Dio per questo giorno Signore ti prego che se non vedrò più i miei fratelli e le mie sorelle sulla terra che io possa vederli nella gloria. Affido loro tutti a te nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. E tutti dicano, amen. amen. E tutti dicano, alleluia. Alleluia. E tutti dicano, maranata. Alleluia. Il Signore viene. Noi aspettiamo la sua venuta nel nostro giorno. Dio vi benedica e sia con voi. Amen. Grazie caro fratello. Potete sedervi? Sì. Dio vi benedica.